il sistema che va sotto il portale delle istanze online è un sistema con cui il cittadino e l'impresa presentano istanze o richieste verso la pubblica amministrazione. Qual è la novità? La novità sta nel aver integrato su un unico strumento una serie di componenti che vengono dall'esperienza di ormai parecchi anni nello sviluppo di servizi digitali e soprattutto nell'integrazione con quello che è il mondo del documento digitale, della firma digitale e dei flussi dell'azione, dell'azione amministrativa digitalizzata della pubblica amministrazione. Spostare il 60% sull'online vuol dire che i cittadini avevano necessità e soprattutto hanno trovato facilità di utilizzo del sistema, e questo è sicuramente il beneficio migliore che potevamo ottenere. Quindi vuol dire che il cittadino, invece di spostarsi da casa per ottenere il permesso, l'ha potuto fare tranquillamente da casa. Quindi c'è sia un risparmio in termini di tempo, sia in termini di tipo economico, sia per il cittadino che naturalmente per l'amministrazione. Beh, il progetto prevede l'estensione a tutte le istanze, anche un'ottemperanza normativa, ma naturalmente sta a noi farlo in modo che sia dal punto di vista qualitativo di usabilità per i cittadini e per le imprese il massimo, quindi il massimo dell'efficienza e dell'efficacia. Questo è un po'. Naturalmente il portale delle istanze è solo la vetrina, lo sportello con cui il cittadino istanzia le proprie richieste. Noi stiamo lavorando già anche naturalmente nel digitalizzare tutto il processo di back office, quindi il processo deve essere totale e perfettamente integrato con il portale delle istanze.